Negozio Mai e abbigliamento nel cuore del centro storico di Perugia. Da 20 anni facciamo dell'attenzione alle vostre esigenze il nostro tratto distintivo. Vi consigliamo nella scelta dell'abbigliamento per le vostre occasioni speciali o per il vostro quotidiano. Da Maia potete trovare abiti fino alla taglia 46, borse, collant ed accessori per completare i vostri outfit. Ci trovi in piazza Matteotti 42, nel centro storico di Perugia. Potete seguirci sulle pagine Facebook Maia Abbigliamento Perugia e Instagram Maia Perugia. Molto delle persone e spesso la loro bellezza dipende dal proprio stato di benessere. Noi crediamo che il nostro corpo sia il bene più prezioso che va curato e rispettato. Per questo abbiamo scelto la natura come il nostro fedele alleato. Naturalmente ha trasformato in prodotti di altissima qualità tutti gli ingredienti che la natura ci offre, dagli oli vegetali, gli oli essenziali, gomme e cere, fiori, piante e radici. Tutti i nostri trattamenti sono altamente tollerabili e anallergici, privi di petrolati e parabeni e soprattutto rigenerano la naturale struttura del capello. Siamo specializzati nella ricostruzione profonda del capello e nella rigenerazione delle anomalie cutanee. Seguiamo i clienti nelle migliori soluzioni con consulenza e programmi personalizzati anche online. Tutti i prodotti naturalmente sono realizzati con packaging ecosostenibili e riciclabili. Ciascuno di voi può acquistare i prodotti direttamente nel nostro salone o seguendo la pagina Marta Taglioni Spa per Capelli. Io sono Marta Taglioni e questa è la vostra Spa per Capelli. Natura e scienza, le migliori soluzioni della vostra bellezza. Il programma è presentato da Thank you.
Benvenuti gentilissimi telespettatori ad una nuova puntata della rubrica Trame Dantesche realizzata in collaborazione con il nostro illustrissimo professor Rodney Loca e docente di filologia italiana Università degli Studi di Enna. Core, grazie di cuore. Grazie a voi. Sempre professore per aver accettato questa nostra proposta. Dunque, professore, oggi parleremo del tema dei temi, della questione delle donne in Dante. Sì. Chi sono queste donne e perché sono così importanti? Allora, l'universo dantesco è comunque popolato da tantissime donne. Ci sono delle... Allora, questa è una caratteristica del basso medioevo tout court. La donna torna in auge, finalmente. Anzi, in concomitanza con il sorgere delle varie letterature regionali linguistiche, prima quella in provenzale, poi la nostra, appunto, in lingua italiana. Quindi la centralità della donna, quale... essere umano, persona in grado di recepire il discorso del fin amor. Quindi, donne che avete intelletto d'amore, Dante o Petrarca successivamente, voi che ascoltate in rime sparse il suono, chiaramente questo voi è fondamentalmente un pubblico di donne. Perché la donna se ne sta a casa appunto a leggere intorno al focolare con le amiche, i figli e gli uomini appunto stanno fuori. Per cui cioè, fondamentalmente sia nelle case più umili sia appunto nelle corti più illustri. La ratio è questa. In Dante... Dante è iconoclasta, spacca gli schemi da molti punti di vista, specie nei confronti dell'altro. Allora, l'altro, per Dante, può essere la donna, può essere il non cristiano, quindi il rapporto con l'Islam, che sarà una delle nostre trame prossime, spero. L'eretico, l'omosessuale, lo straniero. Cioè, l'altro viene comunque accolto, il non battezzato, lo scomunicato, l'adultero. Dante non può minimamente opporsi al dogma cattolico. È chiaro. Ovviamente. Ma cerca di fletterlo, no? Lui è sempre fedelissimo, figlio fedelissimo, all'idea della Chiesa di Roma, un po' meno nei confronti di chi è chiamato a reggere la Chiesa di Roma, poi che sia a Roma o ad Avignone, un altro paio di maniche. Chi sono le donne, quindi? La donna che torna in auge anche grazie a Dante. Beh, allora sono le grandi figure, cioè Beatrice ovviamente, la Vergine Maria ovviamente. In pole position, aggiungerei, Santa Lucia, perché Dante era con tanti anni di studio, aveva problemi agli occhi, quindi lui era un devoto a Santa Lucia, di Siracusa, in Sicilia, per dirne un'altra. Lia e Rachele, Matilda, l'enigmatica Matilda, no? Nel Paradiso Terrestre. Per cui ci sono delle donne, grandi donne, che svolgono una funzione importantissima in Dante, ma direi anche nella cultura di allora, no? Beatrice ovviamente come donna teologia, no? Quindi la teologia, una delle due facoltà principali, no? Dell'università, assieme al diritto ovviamente. Poi c'è una serie più limitata di donne fra virgolette minori, no? Nell'universo dantesco, che sono chiamate a svolgere delle funzioni dal punto di vista narratologico, ossia per come Dante, autore, struttura, pensa, concepisce la commedia,
dal punto di vista narratologico di primissima importanza. E la trama che vorrei rivedere con voi oggi, nella puntata di oggi, è una triade. Sono tre donne che assai prestigiosamente aprono ciascuna la propria cantica. E attenzione un attimo. Addirittura. Ovviamente la prima anima, ahimè, dannata, perché nato e morto prima dell'avvento di Cristo, che Dante, personaggio, incontra nel viaggio ultramondano, e ovviamente Virgilio, che può spostarsi, ovviamente, può fungere da guida, ovviamente, fino appunto al paradiso terrestre, senza poterci comunque entrare. Benissimo, quindi appunto per più di della metà, no, della commedia. Fra i personaggi fissi, cioè collocati nei tre regni dell'oltretomba, ci sono tre figure di donna che sono le prime in assoluto a parlare con il viandante. Quindi tre affabulatrici, tre personaggi che hanno appunto questo compito di dare il là, no? A tutta una serie di conversazioni che Dante... Di andare oltre, quindi. Non solo. Allora, le tre donne chi sono? Due sono notissime, però in realtà costituiscono già nella letteratura critica dell'Ottocento in poi, Francesca da Rimini, Pire Tolomei e ovviamente Piccard Donati, rispettivamente Inferno 5, Purgatorio 5 e Paradiso 3. Quindi sono, cioè è una collocazione questa, Inferno 5, Purgatorio 5 e Paradiso 3, analoga le une con le altre. Francesca. Sentite. Da veramente da far tremare le vene e i polsi, esatto. Parlare di Francesca. Allora, si dice sempre Paolo Francesca, ma Paolo mica parla, non parla mai, lui se ne sta lì a piangere. Quindi bisognerebbe dire, a mio avviso, Francesca e Paolo, intanto per iniziare, per mettere i puntini sulle i. Da quel verso, siede la terra dove nata fui, dove inizia il discorso, la fabulazione di Francesca, fino appunto allo svenimento fisico, perché lui è fisico, lui non è solo anima, lui è anima e corpo, Dante che scende nell'aldilà e sviene fisiologicamente, perde i sensi. Francesca svolge questa funzione da più punti di vista. Quali sono questi punti di vista? Tanto è una donna che sa parlare di amore e della forza prorompente dell'amore. E attenzione, perché Francesca è adultera. Certamente. Per cui, e Dante, da questo punto di vista, non può farci nulla. C'è quel vento brumal che mai non resta. E che adultera. Esatto. No? E che adultera. Se la regia potesse magari andare avanti con le immagini, ci sono due immagini. Allora, grazie, questa è di William Leonardo. Blake, in cui si vede appunto questo vento brumal che mai non resta, che le sbalotta queste povere anime, per cui veramente un'esistenza tremenda, perché questo vento non cesserà mai, per l'eternità. Per l'eternità. Dante invece colloca Francesca e Paolo insieme per l'eternità, no? Nello stesso vento brumal. Una punizione peggiore sarebbe potuta, forse dovuta essere, magari una collocazione in luoghi diversi. Esatto. Dell'inferno. Esatto. Invece Dante poeta li mette insieme. Che cosa ci dice questo semplicissimo fatto? Non è una punizione quasi. No, è una punizione. Certo che è una punizione. Dante davanti a questo tipo di condanna non farci nulla. Però pur nella disgrazia, esatto. Dante poeta non salva
capisce, e capisce talmente così profondamente da svenire a fin di canto, capisce che Francesca insegna, sta insegnando qualcosa attraverso Dante Pellegrino a noi. Sta insegnando, lei ha sbagliato, era stata, Boccaccio ci dice che era stata ingannata, no? Perché pensava appunto che colui che sarebbe andata a sposare a Ravenna fosse proprio Paolo Malatesta. Invece era Gianciotto, il fratello ciancato, e quindi appunto zoppo, un brutto, per cui era stata ingannata, cosa che commosse l'Ottocento, tanto appunto che sono nate anche delle opere, Pellico, eccetera, proprio su Francesca. Però ci commuove anche oggi, una donna ingannata, venduta per motivi, come dire, politici, scambiata, oggetto, merce di scambio, no? Che viene ingannata e quindi non è, è colpa sua? Sì. È un tema questo molto attuale, professore. Eh? Attuale, fate vobis, da questo punto di vista. Però ecco, è colpa sua? Esatto. Sì e no. E Dante opta, si vede che Dante, autore, opta, ovviamente deve accogliere e sposare il sì, però ci induce a considerare anche il no. No? E poi qual è stato il momento? Cioè la forza prorompente dell'amore è l'amore codificato in letteratura. Quindi in realtà è la cultura, è la letteratura, in questo caso amorosa, che aveva indotto Francesca e Paolo a compiere quel doloroso passo, a scambiarsi quel bacio, il bacio. Quindi appunto è un'esaltazione della forza non solo prorompente dell'amore in quanto tale, bensì, o anzi, ma anche della letteratura che può anche spaccare o indurci a pensare diversamente la società. In ambedue i casi, di Lancillotto e Ginevra prima e Paolo Francesca poi, ci sono degli screzi. No? Ci sono delle spaccature che si creano, che si vengono a creare appunto grazie appunto a questa relaison pericolosa. Per comunque è la forza dell'amore concepito male, d'accordo, ma la forza dell'amore, perché questa è una dimensione di bassa lega, se vogliamo, comunque di quell'altro amore che non è un altro amore, lo stesso amore concepito male e declinato sul piano troppo carnale. È questo il punto. Ma comunque insito in... È sempre amore. È sempre amore. È la fonte dell'amore è sempre la medesima. È la forza dell'amore. È qui, no? La forza dell'amore. Per questo è Francesca. Attenzione, perché a proposito di trame, Francesca... Domanda, c'è un bellissimo articolo di Claudia Villa, un'esimia dantista, adesso alla Normale di Pisa, che mette in dubbio la stessa esistenza di Francesca da Rimini, come se non fosse mai esistita. E se non fosse mai esistita, allora saremmo costretti a considerare appunto la Francesca, quindi tutto l'episodio romanzato da Boccaccio, come dicevo prima, come pura invenzione dantesca. Se questo fosse vero, allora siamo di fronte a un Dante, come dire, che perdona e non può perdonare. Poi comunque ci presenta questa peccatrice sotto una luce, per l'epoca, nuova. Certamente, una nuovissima. Come ci spiegherà meglio Francesco Petrarca, la stessa Maddalena... Esatto, Maria Maddalena. La Maddalena, forse peccatrice perché prostituta, come dire, recidiva, viene perdonata.
ed è adesso siede, seconda donna, in paradiso, accanto alla Vergine. Con cioè, lei che ha visto Cristo risolto, per fra l'altro, prima. Fra l'altro. Gesù Cristo che ha dato un'importanza alle donne, insomma. Per cui c'è una concezione nuova, una declinazione, la concezione della donna, il ruolo delle donne nella società, diversa in Dante, che emerge, come dire, negli interstizi, no? Ed è molto sottile, no? Come questa poi, lingua, allora, come questa ricerca. Se di pura invenzione si tratta, perché dare il nome Francesca a questa donna? Allora, una delle trame che studieremo in questa serie è proprio quella del francescanesimo. Perché la terza delle triade, della triade di queste donne che sono accomunate da questo, come dire, il fatto di essere, come dire, designate, come dire, con il compito di aprire prestigiosamente le tre cantiche, Piccard Donati, francescana, seguace di Agnese, sorella carnale di Santa Chiara, di Assisi, lei fiorentina, nobildonna fiorentina, che non per colpa sua viene trascinata fuori dal chiostro da una masnada, un gruppo di uomini inferociti, mandati da suo fratello, fra l'altro, Corso Donati. E allora, come trama, Piccard Donati, francescana che apre la terza cantica, Francesca peccatrice, non francescana, se nobildonna, potremmo dire oggi laica, ma di nome Francesca. Poi attenzione, perché Piccarda è nome francescano, fa parte della compagine antroponomastica francescana, perché la stessa madre di Francesco, Giovanni detto Francesco, figlio di Pietro Bernardone di Assisi, si chiamava Pica, donna Pica, presumibilmente della Piccardia. Allora, donna Pica mette il nome alla nipote, anzi al nipote Piccardo. Quindi Piccardo, Piccarda, Pica, sono nomi comunque francescani. Eccola, la Piccarda nel cielo della luna. È la prima appunto delle due, per l'altra è Costanza d'Altavilla, la madre di Federico II. Quindi appunto è Piccarda qua che parla, anzi francescanamente non fa altro che parlare. Lei è vaga di parlar, dice Dante. No, quindi appunto desiderosa fino al midollo, appunto è molto francescana questa cosa, di parlare, guarda caso, fin di canto appunto canta, perché la regola francescana lo permette, anzi, come dire, lo spirito francescano lo permette, no? Questa apertura verso l'altro, in questo caso verso Dante Pellegrino. E Piccarda, il nome Piccarda nella sua forma Piccarda, ossia della Picardia, francese antico, oitanico, della Francia del Nord, e Picard, quindi Picarde, la forma Piccarda di Picarde, cercate di seguirmi, anagrammata, fa, produce, predica. Ah, vedete. Era vietato alle donne predicare. Questo va detto, il dogma cristiano è questo. È pregnante, cioè... Predicare, secondo me, in chiave non della predicazione così come la si intende oggi, bensì nel senso etimologico quello di insegnare. Ed infatti una delle funzioni che Piccardo come personaggio... donna che fra l'altro Dante giovane, giovanissimo, aveva anche conosciuto crescendo appunto a Firenze, dello stesso quartiere. I Donati avevano casa vicino a quella degli Alighieri. Comunque, chiuso questa parentesi, quindi Piccarda ha la funzione, fra le sue funzioni, quella di
insegnare al pellegrino come continuare nell'ascesa, e lei mi segua qua, nell'ascesa verso Dio. Siamo nella sfera della luna. E Paradiso 2 e 3, appunto, siamo nella luna. Infatti si vede anche una rappresentazione della luna. Questa realtà lunare, le macchie, eccetera, eccetera, che Dante Pellegrino non capisce, non comprende. Ad esempio, non comprende neanche come faccia a lievitare. E poi sarà Piccarda, o attraverso Piccarda, che comprenderà che c'è una specie di ascensionalità gravitazionale. Per gravitazione verso Dio, perché l'amore è la forza dell'amore che attrae verso certamente la fonte, ovviamente. Certamente. E quindi appunto Piccarda Donati, chiamata anche ad insegnare, lì c'è lo stesso nome anagrammato, a Dante come continuare a salire. Terza donna, quella centrale, Purgatorio 5, Pia de Tolomei, che dopo la lunga fabulazione di Bonconte, figlio di Guido da Montefeltro, allora, in mezzo a due grandi, oserei dire, chiacchierone, Francesca, no? Che parla, che deve insegnare, deve predicare. Esattamente, come trama, la trama, cioè l'insieme dei frammenti, l'insieme delle nostre nozioni, acquisizioni dei vari personaggi attraverso le tre cantiche, attraverso i vari canti, ci permettono di acquisire una conoscenza molto più, come dire, duttile e direi ricca, no? Della commedia, della funzione, della missione della commedia. Pia, che dopo la grande affabulazione, lungo discorso di Bonconte, occupa soltanto qualche verso, tre o quattro, proprio alla fine del canto, fra l'altro, con quella deliziosa ricorditi di me che sono la Pia, cioè siene mi fe, disfecimi maremma, perché poveretta, stando alla leggenda, sarebbe stata moglie di un certo Nello dei Canocchiesi. Non mi ricordo. Fai niente, andiamo avanti. Professor. Benissimo. Pannocchieschi. Ecco, Pannocchieschi. Allora, già podestà di Lucca, Voltaire, un uomo abbastanza rude però, che la porta con sé nel proprio castello, Castello della Pietra, siamo in provincia oggi di Grosseto, in Maremma per l'appunto, e lei fa la finaccia, cade dalle mura del castello, forse spinta da lui. Quindi una moglie ammazzata, o perché magari forse adultera anche lei, non ci è dato saperlo, perché le fonti, oppure perché lui voleva risposarsi con un'altra. Comunque, fatto è che lei fa questa fine violenta e Dante la elegge. Purgatorio apre con un suicida, Catone Uticense, altro discorso, ossia la... come chiamarla? La impossibilità per noi umani di capire come funzioni la provvidenza divina, è imperscrutabile, no? E quindi come un suicida possa fungere addirittura da guardiano all'inizio della seconda cantica, perché già dalla salvezza, fra l'altro, come un rifeo, un giusto di Troia, dodici secoli prima dell'avvento di Cristo, arrivare appunto ad essere salvo in paradiso. E quindi, molto più umilmente, Pia de Tolomei, forse suicida, comunque morta violentemente,
aprire, no? Aiutare ad aprire la seconda cantica. Quindi per tornare, per concludere. Quindi forse, esatto, sì. Per concludere, allora c'è una teoria, c'è una serie di donne che non sono chiaramente Beatrice, la Vergine Madre, Lia e Rachele. Sono tre donne forse realmente esistite, Piccato Donati sicuramente, su Pia si sa veramente pochissimo, su Francesca forse non è mai esistita affatto. Donne che aprono prestigiosamente le tre cantiche, svolgono una funzione di assoluto prestigio, poeticamente, letterariamente, antropologicamente, tutte accomunate da questo fil rouge ancora da indagare in realtà, però che abbiano appunto molte cose in comune, anche lo stesso linguaggio. Io ho fatto fare anche delle tesi ultimamente proprio sul linguaggio di Inferno 5 e Paradiso 3, e il linguaggio nella, quando parlano queste donne usano lo stesso tipo di linguaggio, uno infernale, l'altro paradisiaco, eppure sono pressoché identici. Il che vuol dire che Dante comunque, quando scriveva di Piccato Donati, pensava comunque ancora alla bella Francesca di Inferno 5. E con le trame, no? È certo. Incredibile. Quindi trame tematiche, trame lessicali, quindi appunto, come dire, punti di contatto lessicali, ma anche questa trama, come dire, muliebre al femminile, che inizia i grandi discorsi, e che sono Francesca prima, Piccarda poi, che sono forse in grado di insegnare a Dante Pellegrino, ma attraverso lui, ovviamente anche a noi, qualcosa di grandioso. La funzione della letteratura, amorosa o meno, la forza prorompente dell'amore con la A minuscola, ma soprattutto di quell'amore con la A maiuscola. L'amore anche nei confronti, no? Delle donne, la grande umiltà, no? Richiamando quindi Gesù Cristo e Francesco, San Francesco. Fra l'altro, no? Questo... c'è francescanesimo che ritorna da quello che lei ci sta dicendo, è presente. Francescanesimo, Francesco non è altro che appunto Gesù Cristo. E Piccarda che rappresenta Chiara d'Assisi, la quale a sua volta rappresenta Francesco, il quale a sua volta rappresenta Cristo, in grado di insegnare al pellegrino come continuare nella salita verso Dio. Grazie alle donne. Un'estrema importanza, professore, delle donne. Sì, quindi Dante già, che accorda, quindi Dante che è un conferisce grande rivoluzionario, un ruolo fondamentale di apertura, direi anche di apertura paradigmatica, no? Proprio di concetto a come dovrebbe essere letta la commedia. Questo non è da poco, eh. Quindi vuole continuare sulla scia di Gesù Cristo e di San Francesco, perché qui, no, lui riprende. C'entra giusto? Anche San Francesco. Riprende. Allora, che sia presente questa tematica francescana attraverso tutte e tre le cantiche, questo senz'altro. Diventa ovviamente pregnante in Paradiso, però già c'è come trama, magari umbratile, appena riconoscibile anche nelle prime due. Brevissime conclusioni, professore, di questa puntata. La commedia come cattedrale gotica ha delle colonne importanti. Molte di queste colonne hanno nome di Francesca, Pia, Beatrice, la Vergine Maria. Le colonne appunto sono importanti, in grado di sorreggere l'edificio, quanto appunto le colonne con nome di uomo. Altrimenti tutto l'edificio crollerebbe. Quindi le donne che hanno tanto da dirci, hanno tanto da insegnarci. Certo. Questo è il messaggio un po', certo, di Dante. Aspetta a noi sentirle, ascoltarle.
un messaggio sottile come appunto il volgare illustre di Dante, molto sottile, altro che, tutto... Altro che. Grazie professore, professor Rodney Locai, docente di filologia italiana, Università degli Studi di Ennacore. Grazie a voi, alla prossima, ovviamente, con trame dantesche. Grazie. Grazie a voi. Il programma è presentato da...